Superiore di Sanità propone nuovi parametri per il cambio di fascia a partire dall'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti. Per il Veneto potrebbe scattare la zona rossa dopo il 15, lunedì il confronto tra governo e regioni. Intanto i governatori delle zone arancioni con Zaia in testa scrivono una lettera al premier Conte. Serve accelerare sui ristori, interi comparti rischiano di scomparire dalla geografia economica. Lockout. Dura replica del nostro direttore Baccialli all'ordine e al sindacato dei giornalisti che hanno aspramente criticato il titolo di una puntata di Focus. Valanga mortale sopra Cortina d'Ampezzo, ha perso la vita uno sci alpinista 50enne bolzanino, vigile del fuoco, l'uomo trascinato a valle per 900 metri. Accoltellato più volte in diverse parti del corpo dopo una lite scoppiata al centro Caritas di Venezia, in fin di vita un 53enne di Noale. Finisce nella bufera il fratello di Christian Ghedina, Luca, è lui l'autore del video sui lupi inseguiti in auto che ha scatenato l'indignazione di numerosi cittadini. Non sono un mostro, dice. Stamane a Dolo il commosso ultimo saluto al sindaco Alberto Polo, morto a soli 46 anni. Il ricordo non si è mai arreso. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque il Veneto a rischio fascia rossa a partire dal 15 gennaio perché potrebbero arrivare nuove restrizioni nel prossimo DPCM con i nuovi parametri che Istituto Superiore di Sanità e Comitato Tecnico Scientifico chiedono vengano presi in considerazione. Allora, a proposito di dati, diamo subito uno sguardo a al bollettino con i numeri proprio sulle nuove positività nella nostra regione. Sono 1206 nuovi positivi registrati rispetto al report di questa mattina. Complessivamente però in Veneto si registrano 3258 nuove positività nelle 24 ore. 45 invece le persone che hanno perso la vita sempre nella nostra regione nelle ultime 24 ore. E il coordinatore comitato di crisi, dottor Paolo Rosi, evidenzia che i posti letto occupati in terapia intensiva da pazienti positivi sono passati dai 401 di fine dicembre agli attuali 361. La riduzione dei posti occupati, sottolinea ancora il dottor Rosi, è interamente dovuta ad una riduzione dei nuovi accessi giornalieri, passati da una media di 30-31 di inizio dicembre agli attuali 20-21. E intanto arriva una lettera aperta dei governatori delle regioni arancioni al governo perché acceleri sui ristori. Interi comparti rischiano di sparire, denunciano, ma il Veneto, stando proprio come detto alle proposte dell'Istituto Superiore di Sanità, rischia addirittura la fascia rossa. Fatto l'arancione potrebbe scattare il rosso per il Veneto, tutto dipenderà dalle decisioni del governo in merito all'ultima proposta avanzata dall'Istituto Superiore di Sanità che dopo aver abbassato la soglia dell'indice RT per il cambiamento di fascia chiede di fissare a 250 casi di positività ogni 100.000 abitanti il limite per passare in zona rossa e qui sta il punto perché in base all'ultimo monitoraggio l'unica regione a rischiare il rosso sarebbe giusto il Veneto che nell'ultima settimana ha registrato 454 casi per 100.000 abitanti. In attesa di un confronto tra governo e regioni, proprio da quelle arancioni, Veneto, Emilia, Calabria, Sicilia e Lombardia, è partita una lettera al governo per chiedere di accelerare sul fronte dei ristori. Parla di crisi profondissima lo stesso Zaia con i colleghi presidenti. A rischio, dicono, interi comparti che potrebbero essere cancellati dalla geografia economica. Tema che la scienza riconosce pur parlando dell'utilità di misure restrittive. Credo siamo in un limbo e credo che l'approccio di arancione anche per il Veneto serva per valutare appunto come sarà l'andamento del prossimo futuro e sia più precauzionale, mi rendo conto, un'altra sofferenza per molte categorie di lavoratori. Lo spiraglio arriva ovviamente dai vaccini e da una campagna vaccinale diffusa, da qui l'appello del virologo a quegli operatori sociosanitari ancora diffidenti o contrari al siero. Noi come operatori sanitari dobbiamo considerare l'opportunità di difendere noi stessi, di difendere la nostra famiglia, perché in molti casi abbiamo infettato anche i nostri familiari, ma soprattutto il rischio è che contagiamo i nostri pazienti e soprattutto più fragili. Quindi è un'esigenza di rilanciare questo orgoglio professionale.
E ieri durante la nostra diretta il sottosegretario all'interno Achille Variati aveva dichiarato come la crisi di governo stia rallentando i lavori dell'esecutivo anche sul fronte ristori. Arriva dura la replica del presidente dell'ANCI Veneto, Mario Conte. È scandaloso quanto sta succedendo, chiediamo sacrifici ai nostri cittadini e di contro non arrivano i ristori, ma la motivazione per cui non arrivano non possono essere le beghe di un governo. Non usa mezzi termini Mario Conte, presidente ANCI Veneto, commentando le dichiarazioni del sottosegretario all'interno Achille Variati ieri durante la nostra diretta. L'ex sindaco di Vicenza aveva ammesso come la crisi di governo stia rallentando i lavori, compresa l'approvazione di un nuovo decreto che preveda un ulteriore scostamento di bilancio che mette a disposizione delle attività soldi contanti. Noi sindaci riceviamo quotidianamente imprenditori, ristoratori, partite IVA in lacrime che stanno rischiando di buttare via una vita di sacrifici. Ci sono dipendenti che rischiano di perdere il lavoro e i ristori non arrivano semplicemente perché ci sono delle beghe di partito. I nostri cittadini francamente non interessa a chi va una poltrona piuttosto che un'altra. Siamo chiamati tutti alla responsabilità, in primis questo governo che deve dare risposte immediate, rincara Conte. Noi come sindaci diamo risposte immediate e raschiamo i bilanci comunali per cercare di sostenere l'economia, ma la politica romana non può voltare le spalle all'economia dei nostri territori semplicemente perché non si mettono d'accordo. Con il Veneto in area arancione il tema dei ristori diventa ancora più urgente. I ristori che sono stati promessi a Natale devono immediatamente arrivare. Qui si rischia per chiacchiere politiche di perdere il 35% del tessuto economico delle nostre città. Veneto in questi due giorni, oggi e domani, in fascia arancione come il resto d'Italia, però poi da ordinanza del ministro Speranza da lunedì fino al 15 continuerà a permanere in zona arancione. A Padova preoccupati i gestori di pubblici esercizi che lunedì mattina stenderanno un tappeto nero davanti alla prefettura. Quindi siamo sull'orlo della disperazione vera e propria. Ormai gli appelli non si contano più, abbiamo interloquito con tutti a livello locale, a livello nazionale e quant'altro, ottenendo purtroppo gran pochi risultati. È un grido disperato quello che lancia Filippo Segato. Il suo volto pacato nasconde la preoccupazione delle centinaia di baristi, gestori di ristoranti, pizzerie e locali pubblici della provincia di Padova. I pubblici esercizi nel corso del 2020 sono stati chiusi per 150 giorni. Hanno visto crollare i propri fatturati per circa 500 milioni di euro. Sono rimasti chiusi anche nel periodo più favorevole e redditizio, che è quello delle festività natalizie. Del 24 dicembre l'arlecchino di zone che ha colorato l'Italia ha creato molta confusione nei cittadini e altrettanta preoccupazione nei lavoratori. A questo punto l'APE chiede un incontro con il presidente della regione Luca Zaia per presentare le aspettative sul fronte ristori di questi imprenditori ed è pronta a valutare anche un'azione di protesta visibile. La seconda linea d'azione ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, quindi anche i privati cittadini, ma anche le istituzioni, ma anche i politici, ma anche tutti coloro che possono aiutarci sullo stato di fatto che sta vivendo la categoria dei bar, dei ristoranti, delle pasticcerie, delle pizzerie. Le imprese che oggi rischiano veramente di finire sul baratro della crisi finanziaria ed economica. Quindi stiamo valutando di organizzare un presidio temporaneo, naturalmente, perché le prescrizioni Covid non permettono una presenza permanente 24 ore su 24 in un luogo pubblico della città di Padova. Tutto nel rispetto delle norme anticontagio. Il momento è difficile e la categoria ne è ben consapevole. E adesso la dura replica del nostro direttore Luigi Baccialli all'ordine e al sindacato dei giornalisti che hanno aspramente criticato il titolo di una puntata di Focus. Abbiamo mandato in onda una puntata sull'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, perché si tratta di una pagina nera della democrazia americana, un fatto sconvolgente, riprovevole, condannabile. Siamo tornati ovviamente sull'argomento con ospiti in studio, c'erano parlamentari, ex parlamentari ed è stato un dibattito molto civile e pacato.
cioè tutti coloro che sono intervenuti, me compreso, non hanno potuto far altro che esecrare quello che è successo, non si poteva e non si può dire altrimenti. Allora, il titolo di questa puntata, no, è stato, per andare oltre la notizia, ma voi assaltereste il Parlamento? Quando fai un talk non fai un titolo di cronaca, fai un titolo di maniera per alimentare il dibattito, no? Per cui fai anche delle provocazioni. Insomma, l'ordine dei giornalisti del Veneto e il sindacato del Veneto, che dovrebbero difendere il pluralismo e soprattutto la libertà di espressione e di stampa, esce con un comunicato congiunto in cui si parla di concetto eversivo e di assecondamento di derive autoritarie. È la prima volta che un organismo che dovrebbe tutelare i giornalisti, oltre che ovviamente perseguirli in caso di gravi errori, è la prima volta che mi capita di sentirmi bacchettare perché abbiamo fatto un titolo eversivo. Un titolo eversivo è chiedere alla gente: ma voi assaltereste il Parlamento? Io di titoli ne avrò sfornati migliaia in 40 anni, nessuno mi ha mai detto niente, non accetto che qualcuno all'interno o all'esterno del sindacato si metta a dire la sua, a sentenziare, a dare giudizi. Noi siamo liberi, io scriverò e titolerò quel che mi pare fino a quando lo potrò fare. Continuiamo a fare il nostro mestiere, non ci facciamo condizionare da nessun tipo di censura o di intimidazione come questa, perché qua poi si limitano così a prendere le distanze. Denunciate, fate delle denunce, andate dalla magistratura se qualcuno ha diffamato qualcun altro, se ci sono stati commessi dei reati, se abbiamo detto cose che sono considerate penalmente perseguibili, fate le vostre denunce. Avrei compreso se il sindacato veneto dei giornalisti e l'ordine dei giornalisti avesse eccepito in merito al programma. Cioè, se qualcuno mi dice: lei non è intervenuto quando uno degli ospiti ha detto cose irriferibili, avete fatto apologia di qualche regime autoritario, avete difeso a spada tratta Trump e non avete dato la parola a tutte le parti in causa. Lì c'era la sinistra, c'era il centro e c'era la destra, come c'è sempre in tutte le sere a Focus, nessuno escluso, e su tutte le nostre reti. Perché noi stiamo attenti in par condicio a dare la voce a tutti, a tutti. Io trovo offensivo che si venga a dire al nostro gruppo Media Nord-Est che abbiamo fatto un titolo che asseconda una deriva autoritaria. Ma come vi permettete? Come vi permettete? Venite qui a dirmelo in faccia! Invece di chiamare l'editore, venite da me a confrontarmi in trasmissione o nel mio ufficio! Abbiate il coraggio! Quando sputate le vostre sentenze, a volte giuste, a volte legittime, a volte completamente sbagliate, guardatevi i programmi. Siamo alla cronaca, a partire dalla valanga mortale sopra Val Travenances a Cortina d'Ampezzo. Ha perso la vita uno sci alpinista cinquantenne residente a Badia, in provincia di Bolzano. Si tratta di Paolo Pitzschneider, un vigile del fuoco di Bolzano. L'uomo è stato trascinato a valle per 900 metri. Ecco la traccia dell'enorme valanga che stamattina si è staccata sopra la Val Travenances a Cortina d'Ampezzo e che ha travolto, uccidendolo, uno sci alpinista di 50 anni di Badia, in provincia di Bolzano. Durante una discesa, una normale gita di sci alpinismo, purtroppo in un ambiente abbastanza particolare che è della Val Travenances, si è staccato un lastrone da vento probabilmente e ha investito uno dei tre sci alpinisti, portandolo
a valle purtroppo non è riuscito a fermarsi nella prima fase e quindi ha fatto tutto il tragitto fino alla base. Paolo Pitscheider, nome molto noto nel mondo dello scialpinismo, era in compagnia di due amici. Insieme erano partiti dall'Alta Valbadia per risalire il vallon del Campestrin. Arrivati in cima al Monte Cavallo e Casale, la decisione di scendere verso la Val Travenances. Secondo le informazioni apprese dai soccorritori, i due compagni sono scesi uno alla volta e quando è stato il turno di Pitscheider, l'uomo ha toccato un cumulo di neve ventata che staccandosi lo ha C'è stato un problema tecnico sul servizio, vediamo di ripristinarlo. Andiamo avanti con la cronaca. Coltellato più volte in diverse parti del corpo in seguito ad una lite scoppiata al centro Caritas di Venezia oggi all'ora di pranzo. In fin di vita un 53enne di Noale operato d'urgenza a Mestre. Prima la lite furiosa, violenta, poi le coltellate alle braccia, alle gambe, all'addome. È ricoverato in gravissime condizioni il 53enne di Noale, brutalmente accoltellato stamane all'ora di pranzo verso le 12.30 alla mensa diocesana della Caritas nell'area dell'ex ospedale pediatrico Umberto I a Canareggio, a Venezia. Fermato e arrestato l'aggressore, un 65enne argentino, leggermente ferito ma senza bisogno di cure ospedaliere, ospite del centro di accoglienza notturna a Sant'Alvise, così come il 53enne, che, ricoverato in codice rosso, sta lottando per la vita. Sul posto i poliziotti delle volanti intervenuti dopo l'allarme lanciato dai presenti. Ancora da chiarire le cause che hanno portato alla violenta lite. Ancora in corso le indagini per ricostruire i particolari della brutale aggressione. Torniamo a parlare dell'emergenza Covid, vaccinazioni anti-Covid in fiera a Padova, a metterla a disposizione delle autorità sanitarie, comune e camera di commercio. Il sindaco Giordani: serve uno sforzo comune, dice, spazi disponibili da febbraio. Una riconversione per dare impulso alla città. La fiera di Padova è pronta a essere utilizzata per le vaccinazioni anti-Covid della cittadinanza. A metterla a disposizione il comune nella figura del sindaco Sergio Giordani e il presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono. Come amministrazione comunale, in accordo con il presidente Santocono, il presidente della fiera, ho detto che è dovere da parte nostra dare disponibilità della fiera. Voi vedete ambienti grandi in cui c'è l'igiene massima, l'igiene massima si può avere, c'è il ricambio dell'aria che è molto importante, però decidono loro. Da febbraio sarà attivato tutto, per cui attendiamo istruzioni per i prossimi giorni. Un momento in cui sono necessari sforzi straordinari da parte di tutti, ha precisato il sindaco Sergio Giordani. Se oltre la fiera c'è qualche altro ambiente nel territorio che può servire a loro, palestra, qualcosa, l'importante è che loro ci diano e disposizioni precise. Bisogna fare squadra, bisogna dare il massimo della disponibilità per tutti quanti. È un momento delicatissimo, bisogna fare squadra. Niente polemiche, lavoriamo tutti assieme e ne veniamo fuori. In fiera a Padova per lo screening di Regione Veneto e Università per studiare la diffusione del virus. In una settimana saranno testate 5.000 persone. Pochi secondi, 5 giri di cotton fioc in entrambe le narici e il gioco è fatto. Questo tampone, un test rapido di nuova generazione che viene processato all'interno di una macchina, dà il risultato in 15 minuti e fornirà un nuovo contributo alla scienza perché parte di un progetto di screening condotto dalla Regione e dall'Università di Padova per valutare la prevalenza e la diffusione del SARS-CoV-2 nella popolazione normale. Una popolazione normale, non sintomatica, non convivente di un sintomatico. Qual è la presenza reale del virus? E questo è molto importante per capire esattamente un po' la circolazione. Seconda tappa del progetto in Fiera Padova, dove a sottoporsi i test saranno circa 400 dipendenti del comune. A Mestre è stata la volta dei militari della Guardia di Finanza, a Vicenza e Treviso toccherà dipendenti della grande distribuzione. Un campione eterogeneo, questo è l'obiettivo del progetto, a cui partecipano anche i familiari per avere persone di età diverse con occupazioni differenti. Un gioco di squadra realizzato grazie la collaborazione dei comuni e dei volontari della Croce Rossa. Stiamo correndo, tra l'altro, perché faremo circa 5.000 persone del Veneto, anche Belluno, ovviamente Rovigo, nel giro di una settimana, perché anche qui bisogna farlo raggruppato, non si può slavarlo, se no
La prevalenza non ha senso. I risultati dell'indagine, condotta grazie a uno studio dell'Istituto di Epidemiologia dell'Università di Padova, saranno fondamentali per stabilire i percorsi di prevenzione. Ed è arrivato pochi minuti fa dal Ministero della Salute un aggiornamento della definizione di caso Covid e strategie di testing. Tra le varie note evidenziate anche una notizia importante, perché vengono accolte quelle che erano le richieste partite proprio dalla Regione Veneto perché venissero riconosciuti anche i test rapidi nel conteggio insieme ai tamponi molecolari nel conteggio dei positivi. Infatti gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, si legge nella nota del Ministero, anche se effettuati da laboratori, strutture, professionisti privati accreditati dalle regioni, devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento. Questo è l'aggiornamento dunque di questi minuti, adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci in diretta. Luca Ghedina, fratello del campione di sci Christian, l'autore del video che ha indignato cittadini e associazioni ambientaliste, nel quale si documenta l'inseguimento in auto di quattro lupi. Non sono un mostro, non ho avuto alcuna intenzione vessatoria su quei quattro lupi, ha spiegato al quotidiano online il Dolomiti Luca Ghedina. Se rifarei il video, sì, eviterei solo di dire la parola scanno, che nel mio dialetto significa comunque stancare e non altro, spiega. Allevatore e boscaiolo di professione, Ghedina conferma di essere l'autore del video ma di non averlo diffuso sui social. L'ho solo inviato a mia madre e ad un gruppo WhatsApp dell'Alpago. Ghedina anche, dice anche di aver ricevuto pesanti minacce via social e di averle segnalate ai carabinieri forestali. Dai lupi ai cinghiali, un cinghiale lungo la pista ciclabile Ostiglia Piazzola sul Brenta nel Padovano, lo hanno visto due persone diverse in mattinata. A memoria di sindaco non era mai accaduto. È stato lo stesso primo cittadino di Piazzola sul Brenta, Walter Milani, a lanciare sui social l'allarme dopo che alle 8.30 di sabato mattina due diverse persone hanno notato un cinghiale aggirarsi lungo la ciclabile Ostiglia nel tratto a ridosso del Ponte Nuovo sul fiume Brenta. Nonostante alcuni cantieri in corso, l'Ostiglia è percorsa da cittadini a piedi e in bici. A tutti è rivolto l'invito di fare la massima attenzione. È noto che l'incontro con un cinghiale potrebbe essere pericoloso. Nell'avvistamento il sindaco Milani ha subito informato il Corpo Forestale dello Stato, che si occuperà di fare gli opportuni accertamenti nei prossimi giorni. L'intera comunità di Dolo ha voluto dare l'ultimo saluto al suo primo cittadino, Alberto Polo, prematuramente scomparso la scorsa settimana. L'addio di Alberto Polo per tutti, il sindaco Gentile, dalle 9 nella chiesa parrocchiale di Dolo, alla presenza di familiari, amici e autorità. È una comunità civile e religiosa che si mette assieme per salutare un amico, un collega, un amministratore, un papà, uno sposo, un figlio. La cerimonia è celebrata dal parroco di Dolo, Don Francesco Mascotto, seguita in diretta streaming dalla comunità dolese e da quanti non hanno potuto partecipare in presenza all'ultimo saluto al sindaco di Dolo, scomparso prematuramente la settimana scorsa all'età di 46 anni, a causa di una malattia sopraggiunta nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Nelle varie occasioni in cui ci siamo incontrati, in quest'ultimo periodo, lui era sempre fiducioso, combattivo, attento a non far preoccupare sulla sua salute le altre persone. Nonostante le sofferenze che portava, lui ti metteva a tuo agio. Ed è sempre il parroco, durante l'omelia, a farsi portavoce del ricordo della moglie Claudia. 24 anni di vita insieme. La nostra famiglia è iniziata nel lontano dicembre 1996, quando Alberto era solito raccontare entrò nella stanza di quell'appartamento in Campo Nazario Sauro. Alberto Polo ha affrontato la malattia per 18 lunghi mesi, tempo durante il quale non si è mai dato per vinto. Ma è sempre stato capace di rimboccarsi le maniche, andare avanti. Sapeva che la malattia era subdola, aggressiva, ma non ha mai mollato. L'insegnamento lasciato dal sindaco Polo è quello che tutti quanti noi dovremmo portare avanti nel rispetto della vita che va amata e sostenuta, come ricordava proprio lui stesso nei saluti di fine anno. Ciao sindaco, che la terra ti sia lieve. Quello che stiamo vivendo è il tempo della responsabilità e dell'impegno. Il mio augurio quindi è un 2021 di salute, di nascita,
nella quale la speranza torni ad avere piena cittadinanza del nostro quotidiano. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Benvenuti al meteo. Gran freddo al nord, ma tempo sostanzialmente buono, anche se avremo temperature in sensibile calo e un clima piuttosto ventoso. Il dettaglio di domenica 10 gennaio. Sul Veneto nella prima metà di giornata cielo nuvoloso e non si escludono anche dei piovaschi sul Rodigino e zone limitrofe. Dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione con ampie schiarite soleggiate, forti venti di bora, specie sulla costa e le aree accanto. Temperature con andamento estremamente irregolare, minime sotto zero ovunque, massime invece tra i 2 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, al mattino molte nubi, soleggiato sui rilievi, col passare delle ore più sole dappertutto. Temperature minime fino a meno 2 gradi, massime invece sui 4-5 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà decisamente stabile con ampio soleggiamento dappertutto, vedete il cielo sarà sereno o velato. Temperature minime ancora ampiamente sotto lo zero, massime sui 2 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.